Buonasera amici. Questa sera voglio farvi vedere come faccio la marmellata di arance e come utilizzo la scorza. Innanzitutto ho preso delle arance, sono arance del mio orto, ne ho preso 2 kg, hanno la scorza spessa, vedete? Sono genuine. Cosa faccio con la scorza? La metto a bagno con acqua e sale per una settimana e poi la faccio spurgare e faccio le scozzette candite, mentre la polpa mi dispiace buttarla e allora ci faccio la marmellata. Prima di tutto volevo parlarvi delle scozzette di arancia. Allora, io finisco di sbucciare le arance, che ho già iniziato. Vedete come viene bene, viene via bene. E che profumo che hanno. Così si utilizza tutto e non si butta via niente. Quasi finito. Le arance erano 2 kg. Vedete come viene via bene. Ecco. Adesso cosa faccio? Prima le scorzette le taglio. Perché le faccio così? Perché poi quando le vado a candire sono già pronte. Adesso le peso e metto acqua e sale. Poi le faccio con lo zucchero. Quando sono pronte, le tengo una settimana in acqua e sale. Quando sono pronte dalla spurgatura, li sciacquo ben bene per 4-5 volte e poi le peso su una parte di acqua e 2 parti di zucchero. Allora metto, se la buccia è 200 grammi, 300 grammi facciamo, ma vediamo quanto viene. Metto 200 grammi di zucchero e 100 grammi di acqua. La faccio bollire e faccio la canditura. Ci vuole un pochino di tempo, bisogna regolarsi un pochino con lo zucchero, però siccome credo che siete tutte brave, soprattutto le signore, a fare lo zucchero cotto, no? Che da noi si chiama, da me almeno si chiama gileppo in dialetto, e io lo utilizzo per fare la canditura sia delle bucce di arancia che del cedro. Allora, gli scarti li possiamo eliminare. Adesso peso. E sono veramente squisite, sembrano delle caramelle.
siamo. Aspettate che tolgo questi che non sono buoni. Sono. Togliamo la tara. Sono 400 grammi. Adesso su 400 grammi metto 1 litro di acqua e 100 grammi di sale. Adesso la peso l'acqua. Metto l'acqua che li copre ben bene e metto il sale. Ecco qua. Allora, ricapitolando, 400 grammi di bucce, queste sono, 1 litro di acqua e 100 grammi di sale. Adesso io li lascio una settimana. Così spurga, viene fuori tutto l'amaro. Io li faccio sempre così, anche quelli di cedro. Adesso la metto a riposare. E dopo una settimana li sciocco ben bene per 5 volte per far uscire tutto il sale, perché è chiaro che il sale penetra dentro, no? Per far togliere l'amaro. Poi, una volta che le sciacquo, le ripeso. Queste sono 400 grammi. Su 400 grammi metto 200, è meglio che facciamo 250 grammi, 300 grammi di zucchero e 150 grammi d'acqua. Quindi ricordatevi, 2 parti di zucchero e 1 di acqua. E li metto a bollire. Lo faccio bollire un pochino. Che viene, si scioglie lo zucchero, fa le bollicine e gliele metto dentro e spengo. Poi dopo riaccendo e dopo un'oretta e lo faccio ancora bollire un pochettino, così altri 5 minuti. Evito di mescolare perché sennò si rompono. E faccio così finché voi vedete che lo zucchero diventa bianco. Quando lo zucchero diventa bianco, col cucchiaio di legno al minimo, lo mescolo. E questo se l'assorbe tutto, perché si attacca allo zucchero intorno alle scorzette. Poi prendo un foglio di carta forno, lo stendo bene e metto queste scorzette ad asciugare sulla carta forno e viene bella candita la buccia d'arancia. E poi si conserva per tanto tempo e vengono come le caramelle. Queste le facevano una volta, delle caramelle veramente meravigliose, mentre queste sono le arance che mi sono rimaste. Le vado a pesare. Queste sono 1,4 kg. Adesso, siccome mi dispiace buttare la buccia, adesso io cosa faccio? Adesso vi faccio vedere, poi dopo per la marmellata, al momento di quando è pronta, vi faccio vedere come la faccio. Tolgo solo la parte bianca, mentre i semi li lascio. Perché lascio i semi? Perché io ho una tecnica, tutta la marmellata con i semi. Innanzitutto mi piace farla con i semi la marmellata, perché lasciano anche i semi un sapore, solo la parte bianca butto, un sapore particolare.
E poi perché per passarla uso lo scolapasta. Quando la marmellata è pronta, prendo lo scolapasta e la faccio passare attraverso lo scolapasta, uno scolapasta con i buchi larghi, così mi restano sia i noccioli che eventuali filamenti che ci sono. La faccio cuocere tanto e una volta che la faccio cuocere tanto, cuocerà un 3 ore buono, perché a me piace la marmellata, mi piace farla cuocere parecchio. Per ogni chilo di marmellata di arance, le arance sono più brusche, metto mezzo chilo di zucchero. Quindi questa era 1,4 kg. Facciamo mezzo chilo per il chilo. E faccio 720-730 grammi di zucchero. Mi dispiace che non ve la posso far vedere perché ci vuole parecchio, però poi quando la vado a passare con lo scolapasta, come vi dico io, vi faccio vedere come va, come viene. È molto buona la marmellata di arance. E poi sono i nostri frutti, i frutti della nostra terra, genuini. Chi ama fare la colazione con la frutta, con la marmellata, scusate, è l'ideale. Che mi sciacquo le mani, preso lo zucchero, questo 800 grammi. Ne ho messo 720. Vedete? Adesso che faccio? La mescolo e la lascio 10 minuti, così lo zucchero si scioglie e poi la vado a cuocere piano piano. Amici, questa non è una ricetta completa perché il proseguo viene dopo, però è l'inizio e l'avvio. Quando ho finito, che la marmellata è pronta e le arance candite sono pronte, vi faccio vedere come viene. Vi ringrazio, vi saluto e spero che se avete piacere mi potete ancora seguire. Buona serata a tutti.